laboratorio delle arti è una realtà che è al servizio di Monte di Procida e, per quanto mi riguarda, inizia ad essere riferimento dell'area flegrea. Quindi un obiettivo importante è stato conseguito, ma non bisogna fermarsi. A cominciare dal 22 dicembre fino al 22 gennaio, 8 associazioni teatrali locali, voglio specificare che comunque sono tutte quanti locali, presenteranno le loro rappresentazioni. Ci tengo a precisare che comunque sono tutte quante locali proprio a testimonianza del fatto che comunque il teatro ormai è diventato a Monte di Procida una realtà importante. Amici di montediprocida.com, buonasera direttamente dalla sala consiliare Ludovico Quandel al comune di Monte di Procida in compagnia di Carlo Aquilone, presidente della Proloco, per la quarta edizione di Tutti in Scena, una manifestazione, un evento che cresce sempre di più, che poco fa hai ricordato, si può fare tanto e si deve fare tanto. Un tuo commento al riguardo. Comincio dalla fine, sono rimasto quasi sbalordito quando il sindaco ha fatto quelle affermazioni che ha fatto, che tra l'altro sono state registrate, quindi tutti quanti leggeranno, nel senso che si è preso un forte impegno, perché ci crede, perché ci ha sempre creduto insieme a tutta l'amministrazione, si è preso un impegno di far crescere, diciamo, il teatro a Monte di Procida, il laboratorio delle arti in particolare. Quindi l'amministrazione, i tecnici, diciamo, il vice sindaco, la dottoressa Scotto, coloro che veramente ci aiutano, hanno veramente in cuore, diciamo, l'attività teatrale a Monte di Procida, per cui lui diceva di un laboratorio che è sempre in moto, cioè per tutto l'anno, non soltanto durante alcuni periodi dell'anno. Questa secondo me è la vera novità di tutto. Poi noi siamo arrivati praticamente alla quarta manifestazione di Tutti in Scena, si sta riempendo sempre di più cartellone, quest'anno cominciamo il 22 e termineremo il 22 di gennaio, quindi un mese circa, chiaramente non tutti i giorni, ma un mese circa di manifestazioni, ed è effettivamente bello pensare che tante persone possono trovare posto in queste serate all'interno del laboratorio, una struttura, diciamo, al caldo, cioè per seguire questi spettacoli. E il coordinare tutto questo, diciamo, la Proloco ne ha fatto praticamente un impegno che sta portando avanti, e questo è il quarto anno. Bene, quindi non ci resta che dare a tutti l'appuntamento alla serata iniziale, che è del 20 è questa di stasera. Dal 20 dicembre fino al 22 gennaio 2012. Perfetto, il 22 Artù, il trombone, si comincia da loro e poi andiamo avanti tutti i giorni, il sabato e la domenica, il venerdì e sabato. A seconda. Come ha ricordato prima Alessandra, buon teatro a tutti. A tutti. Grazie. Noi, come ricordava Carlo poc'anzi, abbiamo ogni anno, anche con il massimo dello sforzo, piccoli passi, piccoli pezzi, cerchiamo sempre di rimodernare sempre più la Proloco delle arti. Lo facciamo, lo faremo, lo continueremo a fare. Infatti, tra non molto il sindaco, penso che lo ricorderà, ci sarà anche una sorta di allestimento esterno che abbiamo cercato di realizzare.